Buongiorno dalla rassegna stampa. Il Sole 24 Ore questa mattina apre con Spagna, Italia, tassi sotto tiro. L'Eurogruppo rinvia sulle banche, ma dà anche un anno in più a Madrid per tagliare il deficit. Poi squinzi, Confindustria. Non sono le mie frasi a far salire o scendere lo spread, gli attriti con il governo. L'Italia bene sulle riforme, ora tagliare le tasse. Questo è il giornale, il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria. Andiamo a vedere il Messaggero nazionale che apre un attimo, ecco qua, Europa divisa sullo scudo, ancora sullo scudo che voi sapete è stato osteggiato immediatamente dai paesi del nord che frenano l'intesa sulle misure anti-spread. Monti lascia in anticipo il vertice di Bruxelles, Draghi all'Unione Europea, più coraggio. Ospedali con i tagli, 7.000 posti letto in meno. Squinzi. Le critiche al governo non condiziono io i mercati. Subito la legge elettorale, quello che chiede Giorgio Napolitano con il suo monito, chi ha paura delle differenze? Poi scossa di terremoto, udite udite, a Roma succede anche questo, ai Castelli, paura gente in strada, ma insomma magnitudo di 3,5 che si avverte bene, certo, però non ha creato almeno danni, insomma, no? Il sismologo, attività vulcanica, non ci saranno eventi più gravi. Totti, non siamo competitivi, poi si confonde sull'omofobia. Insomma, si pretende che Francesco Totti possa avere a disposizione un lessico, no? Verbale molto forbito, poi lui si addentra in meandri che non gli competono e spara stupidaggini, ma vabbè, insomma. Lo prendiamo così com'è, è un gran campione comunque, eh? Magari anche un po' simpatico a volte. La Nazione, ospedali tagliati 7.000 posti letto, Annega, 22 anni nel Trasimeno, poi ne daremo conto anche oggi nel corso del telegiornale, davanti alla mamma era partito in pedalò, sembra si è tuffato e non è più tornato su. Dietro Front, Squinzi a Lucca, io franteso, ma lo spread non è colpa mia, e poi l'Europa balletta, il BTP sprofonda, Napolitano, subito la legge elettorale. Inchiesta sulla BPS, avvisati i dirigenti, 7 avvisi di garanzia. Il Corriere Nazionale apre con diesel da morire. Uno penserebbe che è un invito a utilizzare le macchine a gasolio, invece non è esattamente così. Perché, scusate, ho fatto un po' di pasticci, perché per l'OMS è cancerogeno. Codacons chiede sequestro auto a Milano. Poi voto nuove regole subito per una rapida approvazione della riforma elettorale, invece appello ai partiti. Vedete che c'è l'appello e non c'è nessuno. Insomma, questo centropagina con vignetta e titolo dedicato alla legge elettorale. Tagliati 7.000 posti letto, via 7,9 miliardi. Vedete che quando non si riesce a racimolare i soldi, perché quello che vi dissi tempo fa, che dicevamo da questa modesta e umile postazione della informazione di TEF Channel, che insomma, come dire, quei soldi che venivano raschiati dal barile di chi paga già le tasse da sempre, erano destinati a sparire. Se non si fanno riforme forti, strutturali, non si riuscirà mai ad avere, come dire, una garanzia sul futuro. Quindi si dovrà per forza ricorrere a dei tagli drastici, quella della spending review, della revisione di spesa, fa parte di questo range, e poi ridurre in termini di servizi. Ve l'immaginate cosa vuol dire 7.000 posti letto in meno, via 7,9 miliardi. È davvero impensabile, no? La nostra sanità, che comunque resta una delle sanità migliori al mondo, legata al welfare, no? Delitto Anastasi, convalidato il fermo per il marito, vabbè, questa è una notizia. Suri sarà affidata a mamma Katie, ha raggiunto accordo tra Cruise e Holmes, questa è una notizia che veramente non ci cambia più di tanto, ma la leggiamo perché era in prima pagina. Invece Anticiclone Minosse, questi nomi un po' singolari. Colonnina oltre 40 gradi, consigli antinsonnia, negli Stati Uniti 60 morti. Accordo a Nana Assad per la pace in Siria, Nigeria, altra strage di cristiani, 100 morti. E poi addio ad Ernest Borgnine, attore italo-americano. Borgnine, io scusate, ma non conosco la pronuncia di questo attore italo-americano, sarà Borgnine, se è italo-americano. Insomma, l'attore italo-americano di quella sporca dozzina, il mucchio selvaggio, il volto immagino lo riconoscerete tutti.
Il giornale dell'Umbria BPS indagati, 17 persone indagate e perquisizione, l'accusa appropriazione indebita di fondi della banca, poi appalti pubblici giù. In Umbria ex Piselli i 70 dipendenti chiedono garanzie, agenzie di viaggio in Umbria utenti in calo del 5%. Poi Calcio Umbro si allarga l'inchiesta della finanza sulla maxi truffa, Orvieto tribunale chiuso per pronti a bloccare la 1, antispread le decisioni slittano, lieve scossa, paura a Roma, 3.5, l'epicentro ai Castelli Romani. Poi questa scomparsa di questo giovane ventenne inghiottito dalle acque del lago, il lago davvero traditore, il Trasimeno, ma lo conosciamo tutti, forse lui non lo conosceva. Comune di Terni passa il bilancio, scivola la maggioranza ma non cade su Tarquini. Terni, mafia e droga, 42 in manette, un arresto nella conca. Gubbio, anziano muore travolto da un'auto in viale della Rimembranza. Castello, 13enne, cade dalla bicicletta in gravi condizioni. Assisi, incendio ha minacciato la Basilica. Da Montedoglio più acqua al Trasimeno. Foligno, operato il bimbo caduto dal terrazzo. Ne abbiamo dato conto ieri nel telegiornale. La Nazione locale, calcio truffa nel mirino altre società, la Guardia di Finanza allarga l'inchiesta sulle false fatture, coinvolti anche i giocatori, Fabrizio Paladino. E qui questo momento di dramma, insomma, no? La mamma e il fratello di Stefano disperati, vedete il lago che uccide, Stefano penso era su un pedalò con la mamma, il fratello e un'amica, poi il bagno fatale. Incendio sfiora la Basilica, l'ex sindaco mi minaccia di morte, denuncia di Granocchia, un po' particolare. Odissea per la bolletta, burocrazia cattiva. Bufera sulla BPS, 17 avvisi, appropriazione indebita, indagati i vertici della banca. Taglia le ferie ma regge il viaggio di nozze. Bonus benzina, retromancia dei consiglieri, pensionato travolto e ucciso da un'auto, è successo a Gubbio. E poi operato, il bimbo qui è la finestra da dove è caduto, operato al volto il bambino caduto, l'intervento al Meyer di Firenze. Il Corriere dell'Umbria annega nel Trasimeno, qui momenti delle ricerche, inghiottito dalle acque un giovane di 22 anni, la madre tenta invano di salvarlo. Riforma della sanità, preintesa con i sindacati, poi Perugia finisce in carcere con 42 identità diverse. Lacrime e commozione ai funerali del cuoco a Terni, fatture gonfiate nel calcio, l'indagine si allarga. La ditta BPS in sala parto, dice Sandro Petrolini nella sua rubrica Penumbria. Qui Mauro Volpi vince, università alle elezioni. Il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione al professore giurista, ma Bistoni annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Vedete che guerra di carte bollate. Perquisizione della BPS, 17 avvisi di garanzia. Travolto da un'auto mentre attraversa, un uomo di 70 anni, poi il jazz, Rava Michele, Michael Jackson è invaso la mia vita, Umbria Jazz rende omaggio al genio del pop questa sera. Ternana è arrivato il giorno di Alfageme di Deo, Brignoli firma domani, Perugia martella firma e Lebran è a un passo, il Gubbio si tuffa su Mucciante, quindi sono movimenti di mercato, vedete poi verso le Olimpiadi Giovi, Santi e Baccaile, protagonisti umbri di giochi di Londra a fine mese, quindi si comincia. Vediamo se abbiamo guardato tutto, uno sguardo complessivo, no, c'è il messaggero locale, blitz la BPS, 17 indagati. Ilaria Bossi, la segnalazione di Banca Italia diventa inchiesta della procura spoletina, contestati presunti episodi di appropriazione indebita precedenti alla nuova gestione dell'istituto. Giovane esce in padalò, scompare nel lago, papà rimasto senza lavoro, ruba 55 euro di vestiti per il figlio di 2 anni. Succede anche questo, poi Federico Fabrizi di spalla, accordo salva precari, la regione tiene 700 addetti alla sanità e gli assunti del sisma, riforme e tagli. Togli le scarpe, rapine alle sagre, caccia alla banda che terrorizza ragazzini, assaltano sneakers e cellulare. Perugia le vittime, le ultime 2 vittime sono 16 anni aggredite mentre tornavano a casa. Locomotive restaurate, poi abbandonate per mancanza di soldi, è successo a Terni. Qui un brutto momento per una generazione in cerca di leader. È Maurizio Ronconi che fa la sua riflessione. Poi vediamo con l'angolo del meteo come andrà. Qui dice fino a venerdì ci sarà, fa poi un luglio nella norma. Evviva, perché davvero sta diventando pesante, soprattutto per le persone
più anziane. Umbria Jazz da record anche nel palco più tecnologico d'Europa, il main stage di Umbria Jazz, tecnologia con vista sul passato. Vediamo se abbiamo dato conto di tutti i giornali. Sì, abbiamo dato proprio conto di tutte le testate giornalistiche cartacee che ci arrivano in PDF, compreso il Sole 24 Ore, quindi non mi resta altro che augurarvi buona giornata.